piacere immenso per me essere qua. Non ti posso toccare, abbracciate, possiamo... Mamma mia, che miseria, non c'è verso, non c'è... siamo distanziati e niente. Che dobbiamo fare? Ne abbiamo parlato fino adesso. Ci dobbiamo adeguare. Hai visto che bello il filmato tuo di presentazione? L'ho visto adesso, non me lo aspettavo, stavo dietro, ho sentito Marco Bocci, ero pronto per entrare, invece poi ho visto il filmato, sono riuscito a vederlo. L'hai visto bene, mo te lo rimando, ma perché bene, mi piace me lo che godo. Poi tu te lo guardi con me. E voglio vedere le espressioni. Così me lo vedo per perché bene. Perché mi piace guardare l'emozione, no? Certo. Che l'artista ha poi riguardando tanti momenti. Fa sempre infatti un po' impressione. Rivediamolo. Te lo ripeto un'altra volta. Questa è d'amore, secondo me ti piace. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Emoziona, eh? Emoziona. È vero che emoziona. Mi emoziona, sai perché? Perché adesso vedi ogni cosa, ogni clip, ogni film è un ricordo che torna, come ti fa tornare a vivere quel momento, è anche vero. Se sono passati tantissimi ne anni. Ne parlavo proprio con Greggio di questo, che, perché rivedendovi poi, secondo me, voi ricordate non soltanto il momento dove si realizzava questo film, ma anche momenti di vita, no? Lo stato d'animo poi si accompagna al momento professionale ma anche al momento personale, almeno a me fa così, sì, quando vedo dico io allora... Fa assolutamente così, anche perché sai, ogni set, ogni film si crea una sorta di paralisi temporanea dalla vita. Sì. In quel set, soprattutto se vai a girare fuori, vai magari all'estero oppure fuori dalla città dove vivi, si costruisce un'altra famiglia piena di ricordi, di emozioni, dove vivi in maniera diversa. La vita reale per un istante si resetta, si azzera, e quindi si vivono nuove cose. Però è anche vero, Marco, che è vero che si crea quella famiglia lì, no? Poi è anche vero, non so se a te è capitato, che poi, appena finito il film, magari stai 6 mesi insieme, tutti i giorni, poi ci si perde. Poi ci si perde. Poi è vero. È assolutamente vero. Ed è un vero peccato. Sai, sono poche le persone con la quale riesci poi a costruire un rapporto durante proprio tutta la vita. Tante poi piano piano si perdono, nella maniera più drastica. Forse è giusto che sia così. Forse anche. È giusto, non lo so, forse fa parte del nostro mestiere, anche perché le emozioni vengono vissute in maniera così tanto profonda, intensa, ma sappiamo già dall'inizio che sarà per un periodo limitato. E quindi si dà tutto in quei 2 mesi, in quei 3 mesi, per poi tornare e buttarsi totalmente nella propria vita, che in quella vita, che è la vita reale. Che è la vita reale di tutti i giorni. Ma hai fatto una riflessione molto giusta e intelligente, perché forse è vero che tu vivi in maniera così intensa e forte quando giri, che ti crei quella famiglia perché inconsciamente sai che poi tutto finirà. Sì, sappiamo che ha una durata limitata. Ed è così, no? E forse ecco perché la vivi ancora in maniera più forte. Sì. Ho notato durante questi vari personaggi che hai fatto che tu sei abbastanza camaleontico, cioè tu cambi completamente, cioè riesci a dare un'identità ai personaggi che interpreti molto forte, molto intensa, cioè tu ti trasformi, non sei mai uguale, cioè tu sei un grande attore di Grazie grande mille. Talento, ma questo non lo devo dire io, si sa, ma si può essere grandi attori ed avere talento non diventando fisicamente il personaggio che interpreti. Certo. Ecco, tu riesci a modificare anche la tua fisicità.
ecco, sai così. Che solo i grandi fanno. Adesso... vabbè, te lo dovevo dire. Grazie mille, tu sei sempre troppo buona. No, dico, guarda, non è preparato niente, io guardo e l'istinto... Sai cos'è, Mara? Che io sono un po' un rompiscatole, nel senso che amo così profondamente il mio mestiere e gli dedico veramente tante energie, tanti pensieri, insomma gli dedico la notte sana, prima di cominciare a lavorare, a fare un personaggio, ci sto così tante ore a pensare anche mentre sembra... magari che faccio tutt'altro, no? Posso stare a guardare una finestra, fermo, immobile, per ore e sto pensando a quel personaggio, come cammina, come si muove, leggo la sceneggiatura in maniera maniacale quasi. E poi quando arrivo sul set ho un rapporto con la regia che deve essere assolutamente di grandissimo scambio, perché le domande che faccio sono tante, i dubbi che mi pongo sono tantissimi e cerco in qualche modo quindi di capire tutto, come si muove, come si comporta, come si veste, perché si veste in quel modo, perché ha la barba in quel modo. C'è un grande lavoro da parte tua. Sai, c'è un lavoro, sì. Sai, scegli con facilità i copioni che ti vengono offerti? Ma guarda, con facilità estrema no, nel senso che mi piace fare ciò che mi coinvolge fin da subito. Adesso, per esempio, ho cominciato a fare una serie per la Rai, mm-hmm. che... insomma andrà in onda presso la prossima stagione, stiamo girando e era una di quelle serie che dalla primissima lettura mi ha dato un'emozione importante, mi ha dato la possibilità di vedere in maniera lampante il percorso di un personaggio che non avevo mai interpretato, quindi lontano anni luce da quello che ho sempre vissuto in qualche modo lavorativamente parlando, ma anche nella vita reale, perché naturalmente i personaggi sono molto più eroici nel bene e nel male, anche nella vita quotidiana rispetto a quello che siamo noi attori realmente, insomma. Quindi ci prestiamo anche volentieri a questo apparire in maniera un po' eroica, non so come spiegarmi. E cioè, ci sono tuffato tu a capofitto. Dedichi tanto tempo, però tu sei anche uno che vive molto bene la tua vita familiare, i tuoi figli, la tua moglie, cioè dedichi molto tempo anche alla tua famiglia. Beh, sai, è fondamentale, nel senso che sai, io sono uno di quelli che non confonde, quando sei molto innamorato di qualcosa, soprattutto di un mestiere, è molto facile cadere nella trappola che quel mestiere sia la tua vita, quando invece per me la mia vita è altro, la mia vita sono la mia famiglia, i miei figli, mia moglie. Tua moglie fa lo stesso lavoro, sì. È difficile fare il proprio lo stesso lavoro in una coppia? Ma in realtà, guarda, è molto più semplice di quello che si possa pensare, nel senso, sai, noi abbiamo sempre cercato di lavorare in maniera, sai, se lavoro io, non lavori te, ci siamo sempre un po' organizzati. Adesso siamo finiti un po' nella trappola che stiamo tutte e due lavorando insieme. Però per un periodo limitato, insomma. Comunque... Cioè lei fa parte di questa nuova... No, lei sta facendo un altro film, ma nello stesso momento anch'io sto facendo le riprese. Senti, ha qualcosa da dirti tua moglie? Mia moglie? Sì. Ok. No, perché mi spaventa qua... a volte, qua bisogna... No, stavolta non parliamo di borse. Oh, anche perché quel doc le è passato. La borsa Chanel poi gliel'hai... La borsa poi ce l'ha avuta, l'ha sì, avuta, adesso... Laura, hai visto però, ci ho messo un po', c'hai però, messo le mani che è arrivata. Adesso quel disturbo sessivo con tutti è passato. Questa è roba che secondo me è un po' più impegnativa della borsa. Vediamo che ti chiede la tua signora. Qua. Ciao, amore. Volevo augurarti un fortissimo in bocca al lupo per l'uscita del tuo secondo romanzo. Sei un uomo speciale, ti stimo tantissimo e che altro aggiungere? Qualcuno disse che nella vita bisogna fare tre cose: scrivere un libro, fare un figlio e piantare un albero. Tu hai scritto due libri, hai fatto due figli e devi solo piantare un albero. Anzi, forse due. Ciao, un bacio! Bocca al lupo! Che matta questa! Guarda, la follia di Laura, sai qual è? È che lei adesso mi manda questo messaggio. Ma mentre io sto scrivendo... No, ma poi ci sono sempre io in mezzo con sempre, voi, capito? Sempre, cioè, sempre. Allora... Ormai voi due siete amiche che complottano contro di me, praticamente. Io adoro Laura. Allora, che è sta storia? La follia più grande, sai che cos'è però? Che mentre io
sai, per me scrivere è un amore veramente. Infatti, che nasce hai detto fin da quando era bambino. Due libri, adesso parleremo di questo. Ma la cosa più bella è che mentre lei manda questi messaggi, ma ogni volta che mi vede scrivere, lei arriva e mi dice: ma ancora stai scrivendo? Ma che vuoi che gliene importi alla gente di quello che Non è vero, quello? Adesso parliamo del libro. Poi invece no, lo legge. No, ma parlami dell'albero, questo albero che devi piantare. Perché? Che devi no, lei non lo sa. No, in realtà questa è una frase che diceva un poeta cubano, che nella vita bisognerebbe almeno scrivere un libro, fare un figlio e piantare un albero. Tutto due. Io ho fatto tutto due, ma di alberi in realtà lei non lo sa, ma nel mio passato ne avrò piantati almeno non so quanti. E com'è che lei non lo sa, sta roba? Beh, perché era, sai, io sono nato in Umbria, cresciuto in Umbria, quindi è molto facile piantare un albero, una pianta, insomma. Sì, non è molto lontano dalla tua realtà. Dalla mia realtà. Veniamo a... il tuo essere scrittore, come ha detto Laura, due libri. In provincia si sogna sbagliato, questo è il titolo del film, ti devo dire, del film, del libro, no, perché c'è questa foto che non avevo visto dove sei un figaccione pazzesco, per cui pure, capito, ma ero un attimo distratta, la zia ha girato, dico, però qua. Allora, è un romanzo. È un romanzo. Ecco, sono davvero curiosa di sapere... perché hai questa voglia di scrivere? Peraltro tutti mi hanno detto che scrivi molto bene. Ma grazie mille. Veramente, da dove nasce? E in questo caso, la storia di due fratelli, no? Questo romanzo. Ecco, da dove nasce l'ispirazione? Guarda, questo è un romanzo veramente... l'ispirazione è molto particolare, perché ho avuto quest'idea di questa storia più di 20 anni fa. Durante il tragitto Roma-Marciano, il paese dove vivo, in Umbria, e per 20 anni, più di 20 anni, mi sono tenuto dentro questa storia che ogni giorno però, senza mai dimenticarla, pensandoci ogni giorno, ha qualcosa che va molto vicino a quello che è il mio percorso, questa storia, perché parla di un giovane ragazzo che nasce in provincia, in un paese fantignole chiamato... che è descritto come un po' lontano dal mondo, lontano da tutto, anche perché è ambientato tra il 1999 e il 2000, quando ancora non c'erano gli iPhone, non c'era internet a portata di mano, quando tutto era un po' più distante, prima che internet, i social accorciassero le distanze fosse tutto a portata di mano. E parla della storia di un ragazzo belloccio, carino, che aveva il sogno di fare l'attore. Non sapeva però assolutamente come fare, non sapeva da dove cominciare. Roma era un posto lontanissimo da raggiungere da Fantignole, e si costruiva dentro la sua testa un meccanismo, un modo per riuscire a raggiungere il suo sogno. Ed è un ragazzo talmente tanto buono da essere così ingenuo da essere considerato anche forse un po' stupidotto, ma non perché stupido, perché buono veramente d'animo. Prende una strada convinto che sia quella giusta, si innamora follemente di una ragazza che si chiama Laura, e all'improvviso però capisce che forse inseguendo questo sogno sta perdendo di vista quanti altri sogni più facili, più a portata di mano ci possono essere accanto a lui, che è quello dell'amore insieme a Laura, certo, che è quello della famiglia insieme anche ad un fratello che invece è l'opposto, che è un fratello proprio umbro, quelli concreti, lavoratori, tenaci, che i sogni invece sono soltanto quelli che si possono realizzare, bisogna sognare soltanto cose realizzabili. È non un film cose... da come lo racconti? Beh, sai, si presta molto si a... potrebbe fare un sì, film sì, da sì, questo sì, libro. Si presta molto ad un trattamento cinematografico, assolutamente sì, però l'esperienza bella è che è un'idea che è nata più di 20 anni fa e che ho continuato a cavalcarla in parallelo mentre la mia carriera proprio d'attore stava nascendo, fino ad avere le mie soddisfazioni, che poi ho rigirato sotto un'altra forma nella storia di Mirko, Laura e Pietro. Ah, bello però. Io ti auguro di fare il film, perché il tuo racconto mi ha affascinata, insomma, voglia di leggerlo. Ma guarda, io non l'ho letto leggerai, perché mi è arrivato oggi, ti devo dire la verità,
ma io stasera comincerò a leggere. Beh, fammi sapere. Edito tanto Mondadori. Edito Mondadori, assolutamente, sono molto contento. Ed è uscito, si trova già nelle librerie o deve uscire? Allora, guarda, è uscito in pre-order circa 20 giorni fa e credo che, oggi che giorno è? Credo che uscirà proprio... Non me lo chiedere perché non so manco Dostoevskij. Credo cioè, che... So che è domenica, ma come giorni come io... giorni siamo in linea, nemmeno. Credo che uscirà io... proprio oggi o domani, insomma. Sempre che le librerie siano aperte. Beh, non le librerie sì, credo che domani i cinema, i teatri, hai sentito i provvedimenti che sono stati presi oggi, ma credo che le librerie fino saranno... alle 18 almeno. Adesso non lo so, non vorrei dire una stupidata, però andatelo a comprare perché vale la pena leggere. Poi in questo periodo dove staremo tutti più a casa, sì, tutti più tranquilli, tutti più responsabili, è bellissimo leggere, secondo me. Assolutamente. Io nel periodo del lockdown ho letto tutti i libri che avevo un po' accantonato e messo da parte e ho trovato il tempo per leggere, per cui invito anche chi ci segue a leggere questo bel romanzo di Marco Bocci. Anche perché, sai, leggere è un periodo in cui abbiamo un po' bisogno di andare al di là della realtà, perché la realtà è molto concreta e leggere aiuta anche a sognare in qualche modo. Io adoro leggere perché tu vai e voli con la fantasia. Ti perdi. Guardo molto la televisione, ma la televisione è concretezza. Certo, no? Vedi? È immediata. E invece il libro è così stimolante e devo dire che l'ho scoperto da poco. Io ero una che facevo un po' fatica a leggere, mi sconcentravo. Sei... E ti devo dire, in questo ultimo anno ho riscoperto la voglia e la voglia proprio di andare lontano. Di evadere con la testa. Sì, perché entri in una... Se riesci a fare quel piccolo passaggio iniziale che... Senti, vi voglio venire a trovare nella vostra casa in campagna, ho voglia di serenità. Mara, ma magari, tu prendo pensa... mio figlio, mio nipote, mia nuora, veniamo a tu trovare. Tu pensa se al mio paese sapessero che tu stai arrivando da no, noi. No, ma io vengo. Ma io ti aspettiamo. Ma veramente. Noi, ai nostri contatti, te lo faccio, Laura. Sì, Laura, mi sento con Laura. Grazie Marco, è sempre molto bello... Grazie a te, Mara. ...veramente parlare con te. Che devo fare? Ah, sì! Da. Oh, ma vedi? No, siccome devi piantare, questo è per te. Mamma, grazie mille. Visto che Laura ci tiene, questo ci tiene, è per lo te. Pianteremo insieme allora. Si chiama Mara l'ulivo. Mara. Marco Bocci, in provincia si sogna sbagliato, grazie. Grazie Marco. Mille Mara, grazie davvero. Mille. A presto, vengo a trovarmi in campagna da voi. Grazie. Marco Bocci, pubblicità grazie. E poi ancora qua con Gabbani. Gabbani!